Buongiorno, arriva una presentazione di un giocatore importante che così abbiamo corteggiato già da quest'estate, quando era per noi fuori portata, dopodiché la situazione si è evoluta fortunatamente a nostro favore, adesso con molto orgoglio sento di presentare un ragazzo che ha avuto meno della carriera, secondo me, di quello che poteva avere, però qui, come succede e succederà per tanti altri, può avere, visto che è ancora relativamente giovane, l'occasione di mostrare tutto il suo valore. Tra l'altro è un giocatore che per ruolo, che per caratteristiche cercavamo, e gli auguro il meglio per sé e soprattutto per il nostro caro Monopoli, insomma, in questo momento ha bisogno di riprendersi dopo un periodo difficile e attraverso le sue prestazioni e anche il suo attaccamento a questa nuova maglia credo che potrà migliorare molto. Lo presentiamo tra l'altro in una giornata felice, ieri abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale in un momento delicatissimo, per cui il mio augurio, e credo che sia certamente condivido da parte di tutti, quello che possa darci veramente una grande mano tecnicamente, e visto che non è più giovanissimo, che possa essere anche un punto di riferimento nello spogliatoio. E benvenuto Ennis. Dico io poi alla fine, perché c'è un impegno, per me Scipione è un offro. Che cosa ci ha detto ieri? Il Signore ieri ha detto che ci farà divertire. Non eravamo d'accordo sulla cifra, ci parlavano un po' di soldini. Dopo che ci ha detto così, sai, divertimento può non avere prezzo, giusto? Perché non è che ci divertiremo solo noi, ma anche la tifoseria, e a parte il divertimento ci saranno anche i risultati. Questo lei ha preso questo impegno ed è costretto a mantenerlo. Benvenuto tra di noi, e che sia un inizio del girone di ritorno molto felice, sereno. Abbiamo cominciato ieri in modo che lei si trova una squadra più tranquilla, quindi a un certo punto può darsi che qualche obiettivo venga raggiunto, per noi sperato di essere campionato. Buona domenica, grazie. Ci devo dire qualcosa? Tu il benvenuto a Ennis, il giocatore importante per questa società, non si può sicuramente un po' superiore alle nostre possibilità, spero che lui venga motivato come abbiamo detto e dà un contributo a questa squadra. Adesso per sì, un saluto al pubblico, no, prima. Ecco, no, perché hai scelto Monopoli? Ce n'erano 5, questa è la prima domanda. Perché qui mangio la luna. C'erano molti più di tifosi. Cioè, sono contento di aver scelto Monopoli, perché comunque ho parlato tanto con il direttore, conosco bene il mister, che mi ha avuto, è stato il mio primo allenatore. L'ho preso ieri sera, è stato il suo primo allenatore, sì. Un anno e mezzo. Sì. Ha fatto la venga forte. A noi ce ne bastano, diciamo, una ferita di gloria. E niente, sono contento di questa nuova avventura anche per me, perché comunque non ho mai giocato in questa categoria. Lo so che non sarà facile, però darò tutto per fare bene e poi per tornare nei massimi livelli. E speriamo magari, chissà, anche con Monopoli, non si sa mai. Qual è il ruolo predilige? No, io davanti posso giocare dappertutto, sinistra, destra, dietro la punta, dove c'è bisogno. Ci siamo fatto per l'acquisire le prestazioni di questo percentuale, che è di un livello al di sopra della media per quanto riguarda la Lega Pro. Ecco, l'ultima domanda, le tue condizioni, e poi ti invitiamo ad indossare per la prima volta la maglia del Monopoli, grazie.
ho le mie condizioni, cioè non sono al massimo 100%, ho bisogno di lavorare con la palla perché comunque non ho fatto niente con la palla. La corsa non mi manca, queste cose qua, però la palla è la cosa fondamentale che conta. Senta fuori le palle. Così ne è attinente, no? Niente, avrò bisogno un mese per tornare in forma al 100% per poi poter dare il massimo. No, infatti un mese, questa è la domanda infatti che mi suggeriva. È sufficiente un mese per vederti in campo nel reggio di 90 minuti, cioè nel senso la ripresa del campionato dovresti essere uno del Monopoli ormai. Io comunque cioè non ho bisogno tanto per tornare in forma, sono sempre stato così. Ecco perché sei arrivato in ritardo oggi, tanto non lo stai mangiando più, giusto? No, va bene. Indossiamo la maglia e ringraziamo, un applauso. Presidente, lo faccio mettere di qua per una questione di luce. Quando ci dà il canale?